Ciao a tutti e bentornati da Karin in un nuovo quiz sugli sprunchi. Quello scorso vi era piaciuto tantissimo e quindi facciamo la parte 2 e dobbiamo indovinare, secondo le varie emoji che ci verranno proposte, prima che quella linea verde sparisca tutta, quale personaggio viene rappresentato. Abbiamo tre emoji, una rossa con una faccina un po' così, un po', non lo so, pensierosa, depressa, triste, ditemelo voi, che cos'è quella faccina? Poi abbiamo un neonato piccolino e poi delle corna, doppie corna. Quindi qualcuno che ha più di un corno, io l'ho visto chi è. È Reddy, questa è la versione degli sprunchi bambini, quindi i figli degli sprunchi in un quiz bellissimo oggi. Se avevate scritto anche voi Reddy nei commenti siete stati super bravi. Ma baby Reddy, che rumore fa? Questo è il suo rumore. Che carino baby Reddy. Ma andiamo subito a scoprire il secondo personaggio di oggi e sembra un po' più difficile questa volta. Che cosa sono quelle orecchie? Non capisco. Abbiamo delle nuvole e qualcosa di verde. Allora, i personaggi sono Wenda, Grey, Simon, Darple, Brood, Pinky, Sky, Clacker, Vineria. Avete capito quale potrebbe essere? Io se vedo una cosa verde penso subito a Vineria, però non so mica se è lei, perché non comprendo tutta questa lista di cose. Forse è Mr. Sun. Amici e amiche, era Sky. Sentiamo il suo suono. Baby Sky! Che carino! È adorabile! Fatemi sapere perché quelle emoji appartenevano a Sky. Non capisco, manca a me qualche passaggio? Ma non ho capito perché le nuvole. Ah, le nuvole Sky perché il cielo. Io ho pensato a Mr. Sun. Ecco perché ho sbagliato. Però l'ultima emoji non l'ho mica capita tanto bene. Vabbè, facciamo finta di nulla e andiamo avanti. Terza lista di emoji, dobbiamo indovinare un altro personaggio. Abbiamo un secchio, uno spunzone marrone, non capisco che cosa sia quella cosa, e un bambino con la pelle molto abbronzata, un bambino di colore. Beh, io avevo capito che era Brad. Scrivetemi nei commenti come vi piace a voi pronunciare il suo nome. Questo è il suo baby suono. È carino. Ma prima che la linea verde vada tutta via, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti che personaggio è quello di adesso. Abbiamo un gattino grigio, una faccina grigia e un piccolo bambino, quindi è Baby. Baby chi? I personaggi grigi sono Clacker o Grey? Ma lo sappiamo tutti che Grey è un... Avete scritto gatto? Beh, se avete scritto gatto siete stati bravissimi, perché secondo me potrebbe essere proprio Grey questo personaggio in base a emoji. Non ci resta che sentire che suono fa Baby Grey, il nostro gattino. Voi avete un gatto? O avete un cane? O avete un altro animale, una tartaruga, un pappagallo? Io e Loki abbiamo due gatti neri, sono sorelle, si chiamano Kikyo e Ideo. Fatemi sapere come si chiamano i vostri animaletti e soprattutto che animaletti sono, ma non dobbiamo assolutamente perdere tempo perché qui abbiamo altre tre emoji e dobbiamo stare attentissimi e essere velocissimi per indovinare un'altra bellissima girata di quiz. Abbiamo un sole, un coso giallo, che roba è, e un bambino, quindi è Baby Mister Sun. Bravi, so che avete scritto Mr. Sun nei commenti perché d'altronde di sole c'è solo lui. Sono molto curiosa di sentire il suo suono Baby Sun. Mi piace. E adesso andiamo a indovinare il prossimo personaggio. Questa volta abbiamo solo due indizi, un bambino e il colore blu. Beh, di blu c'è Sky, ma l'abbiamo già indovinato. Ma questo non è un azzurro, questo è un blu scuro e quindi è proprio lui. Non penso che ci siano dubbi, vero ragazzi? Simon sicuramente non è, Darple nemmeno, Pinky, Clacker, Miss and Fun Computer, Vineria, Garnold, Funbot. No, secondo me è proprio lui. Jevin, vediamo. E infatti era Jevin. Credo che questa l'abbiate azzeccata tutti. L'importante è essere più veloci della linea verde quando scrivete nei commenti la risposta giusta. E questo è il suo suono, Baby Jevin. Ma passiamo a un quiz un po' diverso, perché questa volta la linea verde scorre molto veloce. Dovete trovare tre differenze in queste due immagini. Se non riuscite, bloccate e cercate. Ma io so già, le ho trovate. Sono tre e vi do un indizio. Sì, infatti, se vedete attentamente, mancano le sopracciglia sia a Pinky che a Simon e mancano le lentiggini a Grey. Eravate riusciti a trovare tutte e tre le differenze? Sì. Oh no, ma adesso abbiamo un'altra differenza da trovare. Uno di questi personaggi ha qualcosa in più, qualcosa in meno, qualcosa di diverso. C'è un intruso, sarà nella prima o nella seconda linea? Scrivetelo nei commenti e
io l'ho trovato! Gli manca qualcosa qua! Avete visto che cosa? Se non l'avete visto, tranquilli, è lì nel cerchietto verde. Il nostro Simon aveva qualcosa di mancante, ma aspettate, ci sono altri 3 oggetti da trovare qui. 3 oggetti in 2 immagini, non è affatto facile. Allora la torcia è vicino a Simon, il guanto è su Reddy e la cravatta dov'è? Che poi è una cravatta, è una mazza. Che roba è quel coso? Non lo so. Era in terra, lì nel cerchio verde, lo vedete? Ma che cos'è? Una spada forse? Non riesco a capire. Fatemi sapere se eravate riusciti a trovarle tutte e 3. Io non sono stata brava, ne ho trovate solo 2. Ma questa linea verde scorre troppo veloce. Ora però dobbiamo trovare la Pinky identica a quella nell'immagine, cioè una Pinky senza un sopracciglio. Io nella prima linea mi sembrano tutte belle sopraccigliate e quindi eccola lì, terza della seconda linea. Il problema non è tanto trovarle, ma è quella linea verde che scorre velocissimi. Se dobbiamo essere più veloci della linea, praticamente è infattibile. E adesso dobbiamo trovare uno di questi nostri simpatici computerini che ha qualcosa di diverso. Uno di loro è un intruso. Avrà qualcosa in più? Avrà qualcosa in meno? Prima o seconda linea? È nella prima, l'avete trovato? Non vi do altri indizi. Comunque, eccolo lì. Nell'ultimissima linea della prima linea. Insomma, nell'ultimo posto della prima linea. Lo sapete che io adoro i quiz e adoro anche quelli dove dobbiamo indovinare delle immagini. Quindi let's go e indoviniamone qualcun'altra. Questa volta abbiamo le ombre e dobbiamo scegliere il personaggio giusto che è rappresentato in quest'ombra. Se chiudete ben bene gli occhi, li socchiudete, dovreste vedere meglio l'immagine. Oren, Garnold o Simon? Io direi, mi sembra Garnold, però non vorrei dire una cavolata. Oddio, era Oren. Oren con gli occhiali, pensavo fosse Garnold perché sembrava avere lo schermo in faccia visto che era quadrato. Perdonatemi amici e amiche, oh, fallito miseramente, ma spero che voi abbiate indovinato. E questo è il suono di Oren in questa versione. Ma voi lo sapete come si chiama la versione tutta gialla dei personaggi degli Sprunky? Beh, se lo sapete scrivetelo nei commenti. E adesso dobbiamo stringere forte forte gli occhi e indovinare Wenda, Gray o Sky. L'ho trovato. Se stringete gli occhi è impossibile non indovinare, è Gray. Vediamo se ho indovinato, vediamo se ho indovinato. Se avete scritto anche voi Gray, siete stati bravissimi. Quegli occhi lì erano indubbiamente i suoi. Perfetto, quello era il suo suono e adesso dobbiamo trovare di nuovo un intruso tra tutti questi nostri simpatici amichetti. Lui è il mio personaggio preferito degli Sprunky, lo sapevate, vero? Se vi ricordate il suo nome provate a scriverlo nei commenti e dobbiamo trovare la differenza. Ma qual è la differenza? Gli occhi mi sembrano tutti uguali, le bocche, i nasi, non ce l'ha. No, c'ha solo 2 lineette. L'ho trovata la differenza! A proposito di lineette, vi do un piccolo indizio, ce n'è uno che non le ha. È quello lì, mezzo al cerchietto verde. Beh, non era così facile da trovare, visto che la linea andava così veloce. Ma non è il tempo, è il momento di perderci in chiacchiere, perché dobbiamo stringere fortissimo i nostri occhi per scoprire qual è il prossimo personaggio. Mr. Fan Computer, Fanbot oppure Garnold? Beh, mi sembra che sia proprio Garnold. No, scherzavo, è Fanbot. Vogliamo sentire anche il suo suono? Ma ovvio che lo vogliamo sentire. Ed eccolo qua, più pazzo che mai. Mentre proviamo a indovinare se questo è Gray, Darpol o Wenda, voi scrivetemi anche nei commenti qual è il vostro suono preferito, quale Sprunky fa il suono che vi piace di più. Io adoro quello di Wenda, infatti questa è proprio Wenda, o almeno credo che sia lei perché ho chiuso gli occhi stretti stretti e ho visto Wenda. Adoro non essermi sbagliata e adesso sentiamo il suo suono in questa versione. Non è che questi sono gli Sprunky delle backrooms, vero? Ma aspettate, la linea va velocissima, già quasi a metà e noi dobbiamo trovare il sole. Mr. Sun, diverso dagli altri, avrà un occhio in meno? No, mi sembra che gli occhi li abbiano tutti, anche la bocca. Forse gli manca un raggio. Nella prima linea hanno tutti i raggi, nella seconda... ho trovato, amici e amiche, nella seconda linea c'è l'intruso e a quanto pare ha proprio un raggio in meno. L'avevate visto, vero? Ma non sprechiamo tempo perché qua c'è qualcuno, qua c'è una foresta, hanno tagliato un po' di alberi, hanno disegnato un'immagine. Saranno stati gli alieni oppure sarà stato un umano che si prende gioco di noi? Non lo so. È Pinky, Brado Tanner, ovviamente è lei, la nostra piccola dolce Pinky. Quel fiocchetto in testa non poteva che essere lei. E sentiamo il suo suono.
bravissima. Prossimo personaggio che mi dovete aiutare a scoprire, vediamo, è Oren, Garnold o Simon? Chiudi gli occhi. Garnold non è proprio. Simon o Oren? Simon non è. Non mi sembra Simon, questo è Oren. Ma invece è Simon. Mi hanno ingannato. Sembrava proprio Oren, ve lo giuro. Fatemi sapere nei commenti se anche voi l'avevate scambiato per sbaglio per Oren. Sono proprio rimbambita. E questo è il suo suono, godiamocelo. Beh, ce lo siamo goduti per ben poco tempo. Peccato, ma ora dobbiamo attivare le menti e soprattutto gli occhi, perché dobbiamo cercare il nuovo intruso. Questa volta è Darpol, uno dei miei personaggi preferiti. Fatemi sapere se piace anche a voi. Avrà un corno in meno? Mi sembra che tutti abbiano le corna, le orecchie, gli occhi, la bocca, il naso, le sopracciglia. È sempre un sopracciglio alla fine, tanto lo so. Ed eccolo lì, nella seconda linea, l'avete beccato? È nel cerchio verde, se non l'avevate visto. Ma per ora, quante siete riuscite a indovinarne? Avete tenuto il conto su per giù tutte? O qualcuna, purtroppo, l'avete sbagliata, come me? Ma ora c'è Red di Darpol o Clacker. Ok, stringendo ben bene gli occhi, mi sembra che quelle orecchie e quelle corna siano proprio di un personaggio viola. E è Darpol, anche se questa volta ce l'abbiamo giallo, perché è delle Backrooms. Una versione horror un po' alternativa alle Backrooms, eh? Io credo siano le Backrooms, cioè sembrano gialle così. Comunque me li ero persi. Non so perché, ma ho scoperto letteralmente oggi che esistono questi sprunchi gialli. Ma il prossimo personaggio è Clacker, Darpol o Reddy? Beh, mi sembra che il Monte Fuji sembri proprio il piatto di qualcuno, e quindi io direi che è Clacker. Voglio sentire il suo suono. C'ha scritto mostarda sul petto, se vedete. È un Mister Mostardino. Mi è venuta voglia di hot dog. Beh, ma eccolo qua. A proposito di Clacker, abbiamo anche da trovare le differenze con lui. Uno di questi è di nuovo un intruso. Noi dobbiamo trovarlo e buttarlo fuori. Dobbiamo capire però che cosa manca. Saranno gli occhi? Sarà il piatto? Sarà l'aggeggio sopra il piatto? La stanghetta? Non lo so, forse è la bocca. Mi sembrano tutti uguali a livello di ste cose. Aspettate. L'ho trovato. Piccolo indizio, vi dico solo seconda linea. Guardate attentamente lì. E gli manca la bocca al maledetto. È sempre un sopracciglio alla bocca, incredibile. Ma adesso passiamo all'ultimo quiz. Vediamo se siete abbastanza bravi da indovinare anche questo. E dobbiamo scegliere Mr. Sun, Pinky o Veneria. Così, con quelle robe in testa, a me sembra proprio lei. Personaggio verde, non vi do altri indizi. Anche se stavolta sarà giallo. Questa versione di Veneria è molto bella, tra l'altro, eh. E ascoltando il suo suono vi dico di lasciare mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ciao!